Ciao amici e bentornati sul canale YouTube. Dopo diversi giorni, parecchi, di prova di questo dispositivo, sono pronto per darvi le mie impressioni. Xiaomi Redmi Note 4. Sono tanti nomi Xiaomi, sono tanti dispositivi Xiaomi, anch'esso per utenti semi consapevoli o consapevoli. Bisogna smanettarci, arriverà in questo caso con ROM farlocca, quindi dovrete resuscitarlo, mettere una global, che adesso nella global stabile c'è la lingua italiana, la MIUI, la versione 8, un buon dispositivo, tantissimi pregi ma anche qualche difetto. Scivoloso, quindi comprate immediatamente una cover o lo distruggete dopo 2 ore. Sensore di luminosità prossimità un po' troppo pigro, non va tanto bene in alcune situazioni veloci, rimane scuro lo schermo o troppo tempo acceso con luminosità alta. Abbiamo un audio che manca poco di bassi, molto forte, molto pulito, ma un po' di bassi in più ci potevano tranquillamente stare. Buona la durata della batteria, decisamente sopra la media, intorno alle 5 ore di display acceso, 4100 mAh. Un sensore fotografico di buon livello, superiore a quelli della fascia media di Xiaomi di cui siamo abituati, un 13 megapixel. Forse manca un pochino di risoluzione sugli scatti in notturna, perde dettaglio, diventa un pochettino rumorosa. Per il resto un buon dispositivo, per gli amanti di Xiaomi e di questo mondo lo consiglio, ma scopriamolo insieme nella nostra recensione completa. Amici, eccoci alla recensione dello Xiaomi Redmi Note 4. Ne sono tanti nomi, spesso ci si confonde con qualche versione di Xiaomi. Comunque abbiamo oggi sotto la nostra lente lo Xiaomi Redmi Note 4, dispositivo già non proprio nuovissimo, un dispositivo interessante. Siamo nella fascia media del mercato Xiaomi, subito dopo diciamo i top di gamma. Breve descrizione, il dispositivo è scivoloso, ve lo dico subito, quindi dotatevi immediatamente all'acquisto, al momento dell'acquisto non aspettate un giorno in più di una bella coverina in silicone, magari trasparente. È tutto in metallo, il vetro in curvatura 2,5D leggermente accentuata, si nota proprio poco. Abbiamo i tasti per il volume, il tasto per l'accensione, di cui abbiamo il carrellino ibrido o una micro, una nano o una micro e una espansione di memoria. Questa è la versione 3 GB di RAM, 64 GB di memoria. Quindi una scheda di memoria è pressoché superflua. Abbiamo lo speaker, solamente uno, l'altro è solamente per contenere il microfono, la USB 2.0, su abbiamo il jack da 3,5, ricordiamo che Xiaomi permette di cambiare in base al tipo di cuffia che inserite la modalità di musica che riprodurre in cuffia. Abbiamo il secondo microfono per la soppressione dei frusci e dei rumori ambientali e abbiamo il sensore IRDA, il nostro caro amico IRDA. Abbiamo una fotocamera focale 2.0, 13 megapixel, molto buona. Abbiamo il dual flash LED e il sensore di sblocco pressoché immediato, non si fa in tempo ad appoggiare, che sblocca senza alcun ritardo o 10 su 10. Abbiamo qui le due antenne che intersecano la nostra scocca unibody in metallo. In questa versione nostra, ricordiamo, spedita da GearBest, abbiamo la China Mobile 4G LTE. Non è bello a vedersi, ma magari con una coverina colorata potrete coprire questa scritta. Frontalmente abbiamo i tre tasti soft touch fuori dal display, retro illuminati bianchi, si vedono molto anche di notte, la retroilluminazione è forte. Ora abbiamo una pellicola in vetro preapplicata che aumenta un po' il trattenere delle impronte, ma con il vetro suo ha un ottimo trattamento oleofobico.
Abbiamo il sensore di luminosità e prossimità, la buona capsula audio che ci permette di sentire bene le nostre telefonate. Abbiamo la fotocamera sempre focale 2, registra video in HD, in full HD, scusate, da 5 megapixel. Vi faccio sentire, già che si parla di audio, una telefonatina di prova. Benvenuto nel servizio prepagato Wind. Porti i suoi amici in Wind. Gratis per entrambi 2 giga. Chiami il 4080 per ricaricare DGP1. Per informazioni sul suo credito resist. Telefonata molto buona. Ricordo che questo è un dispositivo per utenti consapevoli, è arrivato con la ROM farlocca, è stato smanettato, sbloccato il bootloader, ci ho lavorato diversi giorni, diciamo, per resuscitarlo da quello stato di coma in cui si trovava, e adesso il telefono è rinato, italiano, aggiornamenti OTA e soprattutto servizi Google attivi. Xiaomi con questo Redmi Note 4 ci regala un software molto piacevole all'utilizzo. Nello specifico abbiamo installata la versione della MIUI 8.0 globale stabile. Sì, non è stata facile installare questa versione, ma con tanti smanettamenti e tante guide prese online siamo riusciti ad installare la MIUI Global 8.1 stabile. Adesso tutto gira bene con la lingua italiana, aggiornamenti OTA attivi e Play Store installato. Ovviamente è un altro telefono rispetto alla ROM tra virgolette farlocca. I possessori e gli smanettoni di Xiaomi sanno di cosa sto parlando, ma ne valsa veramente la pena. Abbiamo l'intera funzionalità del software Xiaomi, della MIUI Xiaomi, senza alcuna rinuncia. Software completo, personalizzabile, forse un pochettino troppo completo per i neofiti del mondo della telefonia, ma tutto gira bene. Abbiamo dai blocchi dei permessi per far arrivare le varie notifiche, vi aiuterà. Abbiamo un mondo di sincronizzazioni e un mondo di impostazioni aggiuntive come la Quick Ball. Abbiamo la possibilità di personalizzare il nostro dispositivo in tutto e per tutto con il sempre ricco store dei temi Xiaomi, che tutti i possessori di uno Xiaomi conoscono di suo. Abbiamo un'ottima gestione della batteria, possiamo vedere. Le varie gestioni delle varie cover, le varie gestioni delle impronte digitali, molto buono. Abbiamo tutta la personalizzazione anche del display, con la possibilità di regolare i colori e i nostri colori e il nostro contrasto. Tutto gira sufficientemente fluido, non ho mai incontrato lag, mai incontrato rallentamenti. Abbiamo la possibilità di sdoppiare il nostro account e la possibilità di creare un second space. La versione Android della MIUI 8.1 è Android Marshmallow, ma comunque Xiaomi, anche se questo non è recentissimo e non è un modello di punta, lo ha inserito nella lista, il Redmi Note 4 parliamo, nella lista di chi riceveranno Android Nougat. L'apertura delle applicazioni è veloce in ogni sua parte. Facciamo un piccolo giro anche per provare come va la navigazione web. Apriamo una pagina del Corriere della Sera, nessun problema, il nostro wifi ha dual band, si comporta decisamente bene. Richiediamo il sito desktop velocemente, eccoci qua, aspettiamo il caricamento veloce, si apre senza problemi, qualsiasi articolo vogliamo vedere. Aspettiamo, sto usando Chrome, ma anche il browser suo Xiaomi con la ROM italiana gira decisamente al top, non ci sono nessun problema. Potete vedere,
Anche l'apertura di applicazioni come Google Maps non dà nessun genere di lag o rallentamenti vari. Il sensore bussola si fa sentire nella navigazione. Non c'è nessunissimo problema. Brava Xiaomi ad ottimizzare sempre al meglio tutti i tuoi sistemi operativi e tutte le tue release. Il comparto fotografico dello Xiaomi Redmi Note 4 è di buon livello. Xiaomi su questo modello, seppur non un top di gamma, diciamo che mi ha stupito. L'interfaccia è la classica Xiaomi, molto semplice, con le modalità di scatto che tutti conosciamo. Abbastanza completa e abbastanza intuitiva. Abbiamo una risoluzione di 13 megapixel. È possibile scalare la risoluzione. Non scalare la risoluzione, ma impostare 4 terzi 16 noni, da cui si può cambiare la modalità da qualità dell'immagine. Consiglio comunque l'alta. Registra video in full HD a una risoluzione di 1080 30 frame per secondo. Scalandola ad HD si può arrivare alla risoluzione a 120 frame per secondo. Registra video in timelapse e slow motion. Lo scatto a messa a fuoco è velocissima grazie al face detection. Si può aumentare tranquillamente e abbassare l'esposizione con via touch, e premendo al centro si può effettuare lo scatto. Lo scatto è comunque velocissimo, potete vedere dalle foto che stanno scorrendo. I risultati delle foto sono buone in ottime condizioni di luce. Quando si va un pochettino sullo scuro si perde qualcosina in definizione. Comunque è un risultato abbastanza pregevole per la fotocamera Xiaomi. La fotocamera frontale da 5 megapixel, anch'essa focale 2 come la principale, registra video in full HD e scatta delle foto. L'angolo di ripresa non è molto ampio, ma la modalità di scatto è sicuramente veloce e i risultati in buone condizioni di luce, come potete vedere, sono decisamente buoni. Quindi un comparto fotografico rispetto di tanti altri Xiaomi che non mi avevano convinto, in questo caso mi convince. Non sarà certo un S7, un S7 Edge, ma scatta delle ottime foto. La riproduzione dei contenuti video è molto buona. Xiaomi con il suo pannello in full HD ci regala delle immagini vivide, ottimi i contrasti e la saturazione è forse un pochettino troppo accesa.
ma tutto ciò aiuta a visualizzare i nostri video molto bene. Brava Xiaomi! Musicale è molto piacevole. Il singolo speaker posto sulla cornice posteriore regala un buon audio, molto forte e molto pulito, mancano un pochettino i bassi, ma tutto ciò va a coprire con la qualità del suono. Proviamo ad ascoltare un brano da Spotify.